Salve a tutti amici e bentornati sul mio canale. Oggi vi parlerò di una delle piante più infestanti di tutti. Sto parlando della nappola minore. La nappola ha origini americane, ma poi è divenuta cosmopolita. Sono piante annuali che raggiungono 50-60 cm di altezza. Questa pianta è una specie monoica, cioè significa che sulla stessa pianta sono presenti sia gli organi maschili che quelli femminili. L'impollinazione avviene tramite insetti, ma il suo segreto per diffondersi ovunque sono i suoi fastidiosi semi spinosi, che grazie appunto alle sue spine si attaccano sul pelo di qualsiasi animale che si trova a passare dalle sue parti. Sono piante molto infestanti e sono in grado di colonizzare interi prati e per le sue sostanze tossiche non permettono alle altre piante di crescere, diventando in poco tempo l'unica pianta di quella determinata zona. In passato dalla nappola si ricavava un colorante naturale giallo che usavano per colorare i tessuti. Inoltre si pensava che aveva poteri curativi per l'ulcera, ma in quanto tossica se ne sconsiglia l'uso. Nemmeno gli animali erbivori osano mangiarla. Bene ragazzi, questo era un approfondimento sulla nappola. Se sei arrivato fin qui, ricordati di lasciare un like e di iscriverti al mio canale. È gratis! Al prossimo incontro!